Italia Football Club, un programma di Vito Romagnello. Amiche e amici all'ascolto, il saluto di Vito Romagnello dalla Liguria e da Genova, il più grande porto d'Italia, la cui storia per questo motivo è legata al commercio. Genova è un punto di riferimento dell'economia e della cultura. Il suo porto è uno dei più importanti del Mediterraneo. Qui nel 1407 è sorta la prima banca del mondo. Nel 1898 il Genoa ha portato per la prima volta lo scudetto in città. Nel 1991 la Sampdoria ha portato per l'ultima volta il tricolore a Genova. Non credo che sarei diventato il calciatore o la persona che sono diventato se non fossi, avessi avuto la fortuna di passare 8 meravigliosi anni a Genova, dove ho subito sentito un grandissimo senso di appartenenza. Ho condiviso questa avventura con ragazzi della mia età, con i quali condividevo la stessa filosofia di vita, quindi era un po' come andare all'università e giocare per vincere, ma anche seriamente, ma senza prendersi troppo sul serio. E hai scoperto la cucina di mare? Sì, diciamo che non ho proprio sviato in maniera eccessiva rispetto a quella. No, ho sempre mangiato verdura, frutta, pasta. Ma che tristezza! Sì, pizze, queste cose qua. Gianluca Vialli è stato uno dei migliori centravanti degli anni 80 e 90 e punto di forza della Samp, campione d'Italia. È uno dei pochi calciatori ad aver vinto Champions League, Coppa UEFA, Coppa delle Coppe. Sempre attento all'alimentazione, ha fatto riferimento alla pizza. E quando si parla di pizza e affini in Liguria, si pensa subito alla focaccia di Recco. La focaccia al formaggio di Recco, che nasce 400-500 anni fa come cibo povero, e veniva fatto nelle campagne recheline con una formaggetta fatta dai contadini del posto. L'impasto è formato da acqua, farina, olio e sale, che deve essere molto sottile, praticamente un velo. Andiamo a mettere quello che è l'ingrediente fondamentale per la focaccia di Recco, ovvero lo stracchino. La focaccia di Recco di cui ci ha parlato il ristoratore Antonio De Ferrari sembra avere origini molto antiche, se è vero che veniva offerta ai crociati che nel XII secolo partivano per la Terra Santa. Secondo la leggenda, le donne che sulle colline trovavano rifugio dalle incursioni dei saraceni cuocevano su pietra d'ardesia o pietra di lavagna la focaccia con il formaggio. In questa puntata abbiamo ascoltato l'ex calciatore Gianluca Vialli, spesso capocannoniere in competizioni italiane ed europee, e il ristoratore Antonio De Ferrari, che ci ha svelato i segreti della focaccia di Recco. Per oggi è tutto. Se volete restare in contatto con noi ci trovate sui social o in internet. Da Vito Romagnello, grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima puntata di Italia Football Club. Italia Football Club, il gusto di piacere.